Fattoria è un'associazione nata circa 4 anni fa, si chiama Fattoria La Rebecca e inizialmente è stato un rifugio per animali. Abbiamo salvato 260 animali di diverse specie, lama, alpaca, asinelli, mucche, anche e soprattutto animali con disabilità. Nel tempo ci siamo, diciamo, allargati involontariamente, ma mettendoci il cuore, a tutto il mondo che riguarda il sociale. Dunque la fattoria oggi, specialmente negli ultimi 2 anni, accoglie diversamente abili, anziani affetti da Alzheimer, bimbi autistici, diciamo tutta la fascia di persone più fragili che va dagli 0 ai 99 anni. Attualmente in fattoria vive anche vivono dei ragazzi che erano soggetti a dipendenze da alcol e droga, che grazie all'aiuto degli animali, che diventano le migliori medicine per tutti gli esseri, compresa me stessa, riescono a uscire da questi deficit. La nostra realtà è una realtà che apre le porte a tutti, affiancando il mondo, diciamo, dei normodotati e non all'animale. L'animale è visto come la medicina che cura, l'animale è visto come figura empatica che può andare oltre i confini, togliere tante barriere e togliere tanti filtri. Dunque oggi noi proponiamo dei laboratori emozionali, dei laboratori creativi, proprio per riprendere la manualità sia con i diversamente abili, ma anche con gli anziani, ma anche con noi stessi, togliere tutto ciò che sono un po' le PlayStation, i telefoni, tutto ciò che la società d'oggi ci pone davanti. E dunque ritornare un po' alle cose semplici. Chi vuole aiutarci, chi vuole sostenerci, abbiamo questo progetto grande di togliere le barriere architettoniche per arrivare a condurre le carrozzine in tutto il perimetro della fattoria, per coltivare il verde insieme e soprattutto stiamo optando di creare un grande laboratorio multifunzionale che sia per diversamente abili, ripeto, per anziani, per bimbi, ma anche per tutti noi. Noi siamo situati a Castione Marchesi, nelle campagne vicino a Roncole Verdi, siamo in via Pan Perduto 22, chi ci vuole venire a trovare, siamo lieti di accogliervi.